una tutata e buona a tutti. MP4 a 15 euro. Sassuolo tu guerrieri, a me l'attacco. PlayStation 10 Xbox 100 a 100 euro. La vittoria è nostra, avanti. 100 euro. Faccio tutto. C'è un vai dalla 4 con filmini sex incorporati. Faccio tutto, arraguro a tu. Ragazzini, per cortesia, vai dall'altra parte a giocare, che qua stiamo lavorando. Ha avuto secondo te sto giocando? E cosa stai facendo? Io mi sto allenando. Se sta allenando, cosa devi fare? Olimpiadi? Mi sto allenando per la guerra, sono stato in guerra, succede una guerra, adesso pronto. Succede una guerra, la vincono per la bella faccia sua, la vincono. Ah, dammi su questa bella faccina, MP3, MP4, CD, e ha rimborsato il protettore dei marocchini, arrivavo. Oh! Ma come ti permette, capito o no? Tu non me lo devi permettere. L'ho detto prima io. Ero di qua che te esclusiva, Renzi. Ma dimmi tu chi si deve incontrare in paradiso. Se solo sapesse chi sono questa marionetta. Chi nasce, se visto 10 pare sono appena stilografica, se da penna in un rirause. È arrivata la Mont Blanc, è arrivata. E secondo te me ne vado vestito da penna in paradiso? È una bella mombra per la sua bella figura. Magari mi metto a scrivere, a disegnare. L'inchiostro è tuo, questo keyboard, ma non fino a scrivere stamattina. Ma quale inchiostro? Tu hai l'onore esagerato, mega galattico, mega spaziale, mega continentale, di parlare con San Gennaro, protettore di Napoli. E te pensa a sto! Ma tu lo sai con chi stai parlando? Tu hai l'onore mega esagerato, mega galattico, mega samivichei a conca di parlare con Santo Efisio, protettore di Cagliari. Ah no? Ah no? Ah no? Protettore di Cagliari. Protettore di Cagliari. Quello è Cagliari che si deve proteggere da te, hai capito? Oh, ma tu sei Zane, non per vantarmi, ma da quando io proteggo Cagliari la città è sotto controllo, a parte qualche piccolo problema di terremoto, di colera, peste, qualche bombardamento. Tu te ne devi andare da Cagliari, capito o no? Tu porti sfiga, vattene prima che viene qualche terremoto. L'anno scorso due scosse sono arrivate. Oh, ma tu porti sfiga, veramente, va, spostati, spostati, per carità. Ma toglimi una curiosità, ma che ci fai nella zona dei decapitati? Pure a te ti hanno... Boom, sei che era sta gonchia. Gli hanno tolto la testa con una cannonata, gli hanno tolto. A me mi hanno decapitato, capito no? Viatto giocando a flipper. A flipper, gioca. Ma bel piacere, va. Mi hanno decapitato così. In che anno ti hanno decapitato? A me nel 303 dopo Cristo. A me nel 305. Anche quella era un'annata buona. Annata di vini. No, un'annata di sagamento stai gonchia. Ma pazzuoli, eh! Io devo scendere, il treno è arrivato, grazie, tante cose, ci vediamo, arrivederci. Ma dove stai andando? Ma quel treno? Ma che cosa? Pozzuoli è il luogo dove sono stato decapitato io, hai capito? No, me lo ricordo ancora. Era una bella giornata. Vorui. Per me è una bella giornata. Mi stanno decapitando. Ma che ti faceva piacere? Ma come faceva piacere? Era una bella giornata primaverile. Quando l'ascia cadde, ta! Il sangue cominciò a schizzare da tutte bella. Le parti. Sfuzzi, la gente piena di sangue. Mamma, non è sciore dai cosa di Aisci. Improvvisamente i napoletani dissero: prendete il sangue, prendete il sangue! E lo misero in due ampolle. Oh, a Napoli non ci fu le antanude, sta sin dipende su sangue, non c'erano neanche il lavis per rivenderselo. Ma che capisci, tu che capisci? Quelli sangue era miracoloso, hai capito no? Certo, perché io anche io ho il potere di fermare la lebbra, la carestia. Sì. E quindi venne conservato nella mia cattedrale. E tare arrescio, cosa è arrescio? Ma perché? Ma perché voi avete la cattedrale? Che ne abbiamo una cattedrale per ticchette in castello? Ma fammi piacere, noi abbiamo la cattedrale! E zitto, abbiamo una cattedrale! Ci vorremmo su sangue nero! Zitto! Nell'anniversario, capito, della mia morte, la gente viene e c'è tutta questa gente piena di gente. Tutti napoletani. No, ci sta pure qualche milanese, qualche svizzero, qualche austriaco. Siamo a Napoli, è normale che sono napoletani. Tutti quanti attendono che il sangue si sciolga con i fazzoletti bianchi, così. I tamburi le c'è, tornare miseria. Ma che stiamo allo stadio San Paolo, sta? Ma che stiamo allo stadio San Paolo? Stanno aspettando che io sciolga il miracolo. E sciogli il sangue. Oh, e allora stanno sciogliendo. Dico, fa un miracolo. Nella prima ora. San Gennaro, fa un miracolo. Tu voglio bene. E fa un miracolo.
e la gente, il sangue si scioglie. Assolutamente, devono aspettare, che facciamo una cosa su e su. Infatti nella seconda ora sono un poco più nervosi. Sargenna, fa un miracolo, siamo i primi, ci spetta di diritto, fa un miracolo. E tu scioglie il sangue? Niente, mi devono accendere mille candele a me, capito? Infatti nella terza ora i napoletani sono incazzati neri. Sargenna, fa un miracolo, faccia gialla, io ti sparo. E allora a quel punto io faccio il miracolo. E ricompare solo che ribocci sta a corpo di ribocci. Per l'appunto. La sì. Vedi questa mano? Ma questa è una mano, questa è una mano, cinque dita. Questa mano qua era tale quale la tua, hai capito? Fai poco lo spiritoso, prima che accadesse la disgrazia. Beh, con lo smeriglio è pericoloso, devi stare attento, ti puoi tagliare le dita un attimo. Ma con lo smeriglio? Il tornio devi saperlo usare, non è ciclope di Rudy Aiccio. Ma che facevo, metalmeccanico? È meglio di non fare niente, ti arrangi con ti fai sotto, vai tranquillo. Ma io sono un santo, non capisci niente. Ma te lo spiego come accadde. Io ero nella mia il sole sgorgava dalla finestra. Il sole sgorga. Qui a Napoli solo sgorgo, vabbè. Il sole sgorgava dalla finestra e mi riempiva il volto di una luce celestiale. A sfrontare uno dove chiaro sto zoro. Quando improvvisamente il Vesuvio cominciò a eruttare, a eruttare. Cazzo, sta sbuffando. La gente cominciò a gridare, presto, presto, andiamo a prendere a San Gennaro. E cominciarono a correre, e mi misero su una portantina, e cominciavano a correre, correre, correre pure tu, per piacere. E cominciavano a correre, correre, ma tu corri proprio una chiave, proprio. Sono per allenamento, ma a me era Cione, chi so spompa. Siamo arrivati. Arrivammo alle falde del Vesuvio. Ma la mozzi 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 sto popolo di neghi che mi ha fatto tanti bagni. Effi Arigalli, Arigalli. Effi fa poco spiritoso, capito? Era per drammatizzare. Per drammatizzare. Arrivammo alle falde del Vesuvio e c'era la lava. Lava dappertutto. Che di là? Lava di qua, mia, lava di qua. Oh, ma che si scende, ma brucio ma che si scende, mi brucio vestito proprio. C'è la lava dappertutto. La gente aveva paura. Attenta la lava, attenta a San Gennaro. Si accappotta la portantina. Pa! Vado a finire con la faccia per terra. Le cinque dita che c'avevo prima, la lava si ferma e si fotte due dita. Miracolo! Miracolo! Noi andiamo mica braccia fra braccia e gomito, noi andiamo mica. E beh, quello tre dita mi sono rimaste, capito? No, se me ne toglievano pure questi, ti cercavo due occhi, capito? No? E mica me le hanno attaccate le due dita, no! Lasciamolo così, per ricordo del miracolo. È tutto per colpa di quella fottuta di portantina. La disgrazia! La disgrazia, non è niente confronto alla mia. Perché, che è successo? Tu devi sapere che 50 anni fa ho salvato Cagliari dalla peste. E tu la faccia della peste, boh, ce l'hai. Una bella salvaccia, Allora, i cagliarittani, per ringraziarmi, hanno deciso di portarmi a Nora. E ogni anno mi portano a Nora. E sono 50 anni che vado a Nora. E Dio se arrosci di andare a Nora! E non è possibile! E un anno portami a Villa Simiu, a Tortolì, a San Teodoro, Rutta! Sempre a Nora passando dalla scaffa, etta moriresti io! 1° maggio, festa dei lavoratori, su di cui chi trabbala la seconda. Mi vistiti da festa, mi metto dentro un cocchio, una boschetta di mori, un frago pure su te frorzi, tu sboi sanati che butti la fossa a terra, butti di aici. Poi fai 50 km tre dita, voi siete sempre gli stessi voi. E sdaunetta sanati che mi mica attacco. Non ci da faccio Bruce. Sei definito. Sei arrosso. Io ti do un po' ragione, su questo ti do un po' ragione. Però diciamoci le cose come stanno. E voi siete anche un po' arretrati. Ma dai. Che arretrati? Ma che siete arretrati? Siete arretrati. Noi siamo la capitale del Mediterraneo, lo sai. Voi siete la capitale del Mediterraneo. Facciamo un esempio stupido. Che ne so, voi ci avete un teatro storico? Noi abbiamo il teatro civico che l'hanno appena ristrutturato in castello. Ah, lo conosco! Il teatro Cabriolet, perché si sono dimenticati di fare il tetto. Vergognatevi, ma fammo piacere. Ma lo devono fare. Ma quando lo fa teatro? Noi abbiamo il teatro San Carlo. Guarda come si riempie la bocca quando dico teatro San Carlo. Ma che non ripenga Savarese, non ripenga San Carlo. Ma perché voi ci avete, che ne so, facciamo un altro esempio stupido, perché voi fate le pizze. Ne abbiamo pizzeria, che gli fanno le pizze tonde e belle. Ma quale pizza tonda e bella, voi fate le sottilette, capite? Per risparmiare sulla pasta. Ah, perché mi sono dimenticato. Voi ci avete la musica, ci avete voi. No, non è sposato la musica. Non dirgli mai che siamo stati insieme da un'altra notte. Non dirgli mai che siamo stati insieme da quella notte. No, ma è bella la musica che fate voi. Scusa un attimo, me la mantieni due secondi. Tra la lena, di la lena, tra la lena, di la. Non dirgli mai che siamo stati insieme da un'altra notte. Ma fammi piacere.
sera. Vero. Ma state zitto, va, per piacere. Mafioso. Bandito. Mafioso. Bandito due volte. Camorrista. Poi tu camorrista a me non me lo dice, capito? No. Io te lo dico, va bene. Dice, ma state zitto, va. Ma poi senti chi parla. Adesso facciamo un esempio banalissimo. Adesso tu mi devi dire, per una curiosità, cosa si fa un sardo su un trattore in giro per la Sardegna? Va a lavorare. Va a lavorare. Te lo dico io cosa fa. Sta andando a fare un prelievo al bancomat, sta andando a fare. Ma fammo piacere. Bellicetto sbozzato. Un turista americano cammina nelle strade del centro storico di Napoli. Viene scippato, rincorre lo scippatore, lo blocca e chiama aiuto, aiuto. Arrivano i napoletani, ta vai, ti poi ci sta colpo di turista e lascia andare via il napoletano. Vergogna! Vergogna tu, hai capito? Vergogna! No? Ma tu che parla fa? Tu sei un isolato. Io sono un continentale. Magari continentale, se sartare che annetta, oh. Senso. E tase pure scendi in serie B, ah oh, ciccio! Ci vedremo in serie A! Sto starile, eh! Ma poi! Senti, mi indaccio, ma te la dico io qua! Ah? Voi un santo avete avuto a casa! Noi? Sì, Santo Gigi Riva, hai capito no? Che è stato l'unico che ha avuto il coraggio di tirare in porta e vi ha fatto vincere un ufatente di scudetto, hai capito? E voi un santo avete avuto! San Diego Maradona d'Argentina! Che vi ha fatto vincere due scudetti perché tirava! Tirava te go, che tira con il spegno, tira in porta, tira droghia con mette bozzato! Vai, ti sfascio, metta la gara! Ti zaccono col pezzo! Basta, smettete! Era lui! Ma vi sembra questo il modo di comportarvi? No, era... Qui siamo in paradiso, non dimenticatelo. Ed ora riprendete a lavorare. E che non succeda mai no, più. No, può carina. No, no. Jenna! Saluta Massorda! Evi! Saluta mia mamma Rua! Gennaro Longobardi! Grazie! Sei stato con noi per diversi anni e sono contento che sia qui con noi stasera. Grazie! Perché molte volte la gente diceva: ah, lui fa una trasmissione a Sardegna 1, va in concorrenza a voi e questo, questa questa gelosia. Ma noi, vi posso dire, ci vogliamo bene. È la verità. Io per Gennaro c'ho una stima esagerata, cioè. Pure io. Io sono contento, io che, sono lui, contento di che lui qua. È qui. Io non vedevo l'ora di venire se qua. Se non me l'avessero obbligato, e se fosse stato per me, capito? Sarebbe no? stato e neanche fosse... qui. E se fosse stato... Gennaro, saluta Massone. Saluta mamma Marua.